Ciao a tutti ragazzi, sono Dario Caliendo per MailAdvice.com e TechFanpage. Siamo qui nello stand di Samsung al Mobile World Congress 2012 a provare in anteprima un dispositivo che a primo acchito può sembrare un normale smartphone. È il Samsung Galaxy Beam ed ha come peculiarità, signore e signori, voilà, il proiettore. Ebbene sì, si tratta del primo smartphone che ha la capacità di proiettare le immagini su superfici, muri, eccetera, eccetera. È uno smartphone dotato di un display da 4 pollici in risoluzione da 480x800 ed ha un processore dual core, fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash LED, fotocamera anteriore da 1,3 megapixel. Andiamo però subito a vedere la peculiarità di questo smartphone, che è dotato di sistema operativo Gingerbread, probabilmente in un futuro sarà aggiornato ad Ice Cream Sandwich, ed è la proiezione. Proiezione che si attiva tramite questo pulsante posizionato in alto a destra, che non viene gestita dal software. L'unica cosa che il software gestirà sarà la messa a fuoco, che è regolata in base alla distanza dalla superficie di proiezione. Andiamo per esempio ad attivare adesso il proiettore, proviamo a vedere la springboard. Proiezione che ha due modalità: se si attiva una volta si vede l'immagine in portrait, se si disattiva e si riattiva si vede l'immagine landscape. Questo a cosa serve? Serve a insomma adattarsi alle necessità degli utenti. Proiettore che, come potete vedere, riesce a far vedere tutto ciò che si vede sul display, ma che è ovviamente comodo per quanto riguarda la riproduzione di contenuti multimediali come video e foto. Adesso proviamo a riprodurre un video. L'angolo di proiezione si modifica semplicemente inclinando il dispositivo. Il proiettore riesce ad avere una distanza, una dimensione di fino a 50 pollici. La luminosità è abbastanza buona, anche se ovviamente dipende molto dalla superficie sulla quale si proietta. Bene ragazzi, questo è tutto. Sono Dario Caliendo per MailAdvice.com e TechFanpage.